Potrebbe essere una diga, una specie di vegliaia a salvare il lungomare di Livorno dalle mareggiate, in particolare nella zona della terrazza Mascagni, colpita duramente dalle onde, che hanno scavato facendo crollare una parte della passeggiata. L'idea di un molo nuovo, a circa 300 metri dalla riva, potrebbe funzionare da frangiflutti. Era già stata avanzata come ipotesi, ma il sindaco Luca Salvetti è alla ricerca di conferme, dei pareri di chi studia questi fenomeni a cui probabilmente dovremo abituarci. Quali sarebbero le conseguenze sulle correnti con una simile struttura e quale l'impatto ambientale? Tutte domande in cerca di risposte. Se da un lato è necessario intervenire strutturalmente, dall'altro bisogna pensare ai danni attuali. Gli stabilimenti balneari avranno un risarcimento pari a 20.000 euro, una cifra minima rispetto ai danni registrati di centinaia di migliaia di euro e in alcuni casi si supera il milione. Servono fondi per ripristinare gli stabilimenti in modo serio e per poter aprire alla stagione estiva 2024. Bisogna aumentare i fondi, dice Salvetti, ne ho già parlato con il presidente Eugenio Giani e aggiunge, sarebbe opportuno allungare i tempi della Bolkestein, sentiamo l'Europa e spingiamo affinché in caso di strutture piegate dal maltempo, a fronte di investimenti di ripristino, sia valutato un differimento dei tempi.